Ciao, sono Michele del Project Beyond Aesthetics e oggi voglio parlarti delle principali differenze tra il dietologo, il nutrizionista e me che sono un coach nutrizionale. Partiamo dal dietologo. Il dietologo è un medico, è un dottore specializzato in scienze dell'alimentazione, quindi è una persona che ha conseguito prima una laurea in medicina e chirurgia e poi una specializzazione in quello che riguarda l'alimentazione. Le cose principali di cui si può occupare un dietologo sono una valutazione clinica, una diagnosi, la prescrizione di un piano alimentare e quindi di una dieta, la prescrizione di farmaci e/o eventuali integratori. Quindi diciamo che il dietologo è una figura medica che si occupa principalmente, ma non solo ovviamente, di casi specifici, ok? Di gente con delle patologie, per esempio. Se soffri di diabete, se soffri di obesità o di disturbi alimentari specifici, devi assolutamente rivolgerti a un dietologo. Parliamo ora del nutrizionista. Attenzione, quando parlo di nutrizionista mi riferisco a un biologo nutrizionista, perché il termine nutrizionista in sé in realtà si riferisce a chiunque operi nell'ambito dell'alimentazione. Ok? Quindi biologo nutrizionista. Ha conseguito una laurea in biologia, specializzata ovviamente su quello che è l'alimentazione. Il biologo nutrizionista si occupa di fare innanzitutto ovviamente una valutazione iniziale, valutare quello che è il fabbisogno dell'individuo e di conseguenza preparare una dieta a riguardo. C'è sempre stato un po' questa miscredenza che il nutrizionista non potesse prescrivere diete, in realtà, secondo il Consiglio Superiore della Sanità, e secondo diversi articoli legislativi che sono sto qui elencati, il nutrizionista può prescriverti una dieta. Attenzione, se però, come abbiamo detto prima, sospetti di avere una patologia specifica, hai bisogno di rivolgerti a un dietologo. Veniamo adesso al coach nutrizionale, a quella che è la mia professione. Il coach nutrizionale non si può occupare di prescrivere una dieta. Di base il coach nutrizionale fa una valutazione generale di quelli che sono i bisogni della persona, di quello che è lo stile di vita della persona e si occupa nello specifico di andare a cambiare e migliorare tutto quello che gira attorno all'alimentazione, ok? Quindi si occupa di migliorare, di fare un upgrade alle abitudini alimentari della persona. Si occupa di lavorare su come si mangia piuttosto che su cosa si mangia. Il coach nutrizionale può dare consigli sul che cosa mangiare, non può prescrivere una dieta, non può prescrivere un piano alimentare. Per sintetizzare un po' il tutto, possiamo vedere il dietologo e il nutrizionista come persone che fondamentalmente di base ti danno una mappa, uno schema che tu devi seguire. Uno schema che con scritto fondamentalmente quello che devi mangiare. Si occupano principalmente di questo. Il mio lavoro invece è diverso. Io sono più un GPS, sono più un navigatore. Io non ti do uno schema in mano che devi seguire da solo, bensì ti guido passo passo verso il tuo miglioramento, dicendoti solo e solamente la prossima cosa che devi fare. Non ti dico tutti quanti i passaggi che devi fare, ci occupiamo solamente di una cosa per volta, un piccolo passettino per volta. Pro e contro quali sono? Il pro principale dell'avere un nutrizionista o un dietologo è il fatto che hai un piano alimentare specifico e dedicato a quelle che sono le tue esigenze. Il contro principale è che non è sostenibile, non è un qualcosa che puoi mantenere a lungo termine. Ho fatto un video nel quale spiego il perché la dieta non è sostenibile e non dovresti scegliere di fare una dieta a meno che tu non abbia dei particolari problemi. Ti lascio il link qui sotto se vuoi andarlo a vedere. Il pro invece dell'affidarsi a un coach nutrizionale è anzitutto che appunto vieni guidato, come ho detto prima, passo passo verso il tuo miglioramento. Si va a lavorare sulle abilità principali che deve avere per perdere peso, che non sono esclusivamente l'avere un piano perfetto, ma girano attorno a un sacco di fattori, come per esempio riuscire a sentire i segnali del proprio corpo, riuscire a capire quando mangiare e quando non mangiare, riuscire a dividere il cibo e i sentimenti e tanto tanto altro. Il contro principale è quello che non avrai una dieta, uno schema alimentare preciso e fisso, bensì avrai dei consigli su quello che puoi e non puoi mangiare, su quello che dovresti o non dovresti mangiare.